Dottor Samuele Gabriele, responsabile del reparto di neonatologia, il lato umano di questo presidio ospedaliero. Il lato umano del presidio? Il reparto. Ah, del reparto. Nel reparto abbiamo cercato di incentivare e promuovere quello che è l'allattamento al seno e di avere con tutte le mamme che vengono qua a partorire un rapporto tale da rendere il parto non un evento doloroso, ma un evento piacevole. Cercando di stare vicino a loro, diciamo, sia esse italiane, albanesi, ungheresi, musulmani, senza distinzione né di razza, quindi di stare vicino a loro e dando a loro dei consigli anche nella lingua loro, perché ho redatto, non io, che l'ho copiata queste linee guida, sia in arabo sia in cinese per le donne che vengono a partorire dei consigli che riguardano sia la promozione dell'allattamento al seno, perché per le italiane noi abbiamo un libretto nostro che sono le linee guida del reparto e quelle scritte in italiano. Per le cinesi e le arabe che vengono a partorire qua in questo ospedale abbiamo redatto delle linee guida. Beh, un esempio, qua che è la stanza dove vengono le mamme ad allattare e dove ci riuniamo per discutere su quelli che sono i loro problemi sull'allattamento, c'è una pagina del Corano che dice che le mamme devono allattare fino a 2 anni. E accanto al Corano c'è il crocifisso, cioè in pratica penso, operando in una zona di Napoli, che è la zona orientale, di dare sotto forma di servizio alle mamme almeno questo, di sentirsi a casa loro. Una volta si partoriva a casa. Se noi vediamo in Africa ogni tanto su una strada si trova un mazzo di fiori, uno pensa a lei è successo un incidente, no, lei è partorita una donna, quindi partoriscono dovunque si trovano, però una volta in Italia si partoriva a casa, ma si partorisce in ospedale e l'ospedale dovrebbe dare alle mamme, cioè il personale dell'ospedale dovrebbe dare alle mamme quello che una volta a casa 3 generazioni davano alla mamma, c'era la nonna, la zia, la mamma, erano 3 generazioni, magari la donna che aveva partorito, qualcuno ci preparava il brodo, qualcun altro l'assisteva, voi pensate a una cosa, e quindi noi dovremmo fare, come operatori sanitari, ho cercato di indirizzare il mio lavoro a questo, di indirizzare il tutto cercando di fornire alla mamma quello che sotto forma, diciamo, di aiuto veniva fornito da queste 3 generazioni, è un'opera difficile. Ci riusciamo fino a un certo punto, da un certo punto in poi purtroppo dipende dalla sensibilità di ognuno di noi.